Buongiorno, buon pomeriggio, buon. È mattina, sono qua allo stato brado perché ho ancora la camicia da notte, sono ancora così, mi devo ancora pettinare, lavare, devo ancora fare tutto perché ho detto prima di tutto ci si deve pesare. Sono un po' ansiosa perché ieri ho mangiato la pizza, non dovevo mangiare la pizza, non la dovevo mangiare almeno il giorno prima di pesarmi. Perché ho letto, non so se è vero, ditemelo voi nei commenti, che quando se mangi la pizza il giorno prima, il giorno dopo è facile che pesi anche 1 chilo di più. Non lo so se è vero, ormai l'avevo già mangiata. Ecco, ormai l'avevo già mangiata, niente. E ho mangiato la pizza e vabbè, non importa, ormai è andata. E niente, vado a pesarmi. E voi mi vedrete tra 3, 2, 1, via. Ci siamo. Vado. C'ho un po' di ansietà, eh. Vediamo. Allora, andiamo. Era 180. 8 e 8 era giusto? Bah. Direi che qualcosa ho perso perché è andato giù. Andiamo indietro. 187, 8 e 1 chilo l'abbiamo perso. 186 e 8. Ottantasei e 8, 2 chili. Sinceramente speravo di più, dico la verità. Sinceramente speravo di più. Comunque sono 2 chili giusti, giusti. Aspettate che vi faccio vedere che magari, perché non so cosa sto inquadrando qua. Spero si veda. Comunque sono 2 chili. Ci vediamo alla postazione, mi sono pure pesata con la camicia da notte. Eccomi qua. Allora, anzitutto andiamo a scrivere perché. Allora, sono, vi dirò, un pochettino delusa. Sono, vi dirò, un pochettino delusa. Perché speravo di più, vi dico la verità. 2 chili, speravo di più. Allora, oggi è 5, allora è 100, no, la penna nera. Aspettate che scrivo, 186 e 8, meno 2. Ecco qua, ho scritto, l'ho già preparato per la pesa dopo. Sono un po' delusa. Sono un po' amareggiata, vi dico la verità, un po' delusa, perché pensavo di più. Pensavo almeno un 3,5 kg così da averli persi. Invece 2 chili solo, sono un po' amareggiata. Sono pochini, sono 2 chili. Vabbè che per carità è sempre meglio perderli che riacquistarli, Però ho fatto la brava, mi sono tenuta e 2 chili mi sembrano pochini. Sapete secondo me cosa mi ha fregato queste 2 settimane di dieta? Sapete, scusatemi se sono un po' così, però cioè, mi sono alzata, tirato su, fatto pipì e sono così, ancora non mi sono pettinata né niente. Ecco. Sapete secondo me cosa mi ha fregato? Mi ha fregato le clementine.
le clementine e le caramelle Ambrosoli al miele. Secondo me mi ha fregato quelle perché mi sono fatta fuori un sacchetto di clementine di 3 kg in 4 giorni. Mi sono fatta fuori. E per quanto poco le clementine. Ho guardato l'altro ieri che poi ho detto cavolo con tutte quelle che mi sono mangiate, ho guardato che tipo 100 grammi di clementini hanno 55 calorie. Capito? Figuratevi voi che io me ne mangiavo mezzo chilo al giorno. Secondo me mi ha fregato questo, perché di notte non dormendo, no? Non dormendo sti giorni qua, poi ho dormito pochissimo di notte con le gambe, mi prendeva il nervoso, la fame nervosa, allora mi buttavo e mangiavo clementine, no, di notte. E ne mangiavo 5, 6, 7, così. Poi dicevo, vabbè, e non mi sentivo neanche in colpa perché dico tanto è frutta, però è dolce, le clementine sono dolci, capito? E secondo me che mi ha fregato stavolta sono state le clementine e poi con quella che avevo mal di gola ho mangiato parecchie caramelle Ambrosoli al miele. Perché io caramelle non ne mangio mai, le uniche che mangio sono gli Ambrosoli, quelle al miele. E siccome che avevo mal di gola ho mangiato parecchie caramelline al miele. Secondo me queste 2 settimane mi ha fregato le clementine e le caramelle, ma più che altro le clementine, ragazzi, mi ha fregato. Devo limitarmi e mangiarne 2, 3 e basta. Perché poi questi sono i risultati, capito? Per carità, sono contenta lo stesso perché sono sempre 2 kg in meno, però col mio peso grande 2 kg non sono niente, capito? Cioè, sono pochissimi. Non pretendo di dimagrire 8 kg alla volta, però almeno 3-4 kg, sì, anche perché sto facendo la brava, sto facendo sacrifici, peso tutto, quello che mangio ve lo faccio vedere, cioè sono brava, capito? E dopo vedere risultati così un po' scarni, un po' miseri, ti mette la depressione. No, non sono proprio contenta, proprio non sono. Non vedevo l'ora che venisse oggi per pesarmi, ma non sono proprio contenta. No, 2 kg sono troppo pochi. Non le compro neanche più le clementine, perché poi se ce le ho a casa le mangio. Perché di notte mi vengono gli attacchi di fame nervosa perché non dormo, no? Con le gambe senza riposo, perciò mi mangio le clementine. Non le compro neanche, non le compro. Non le compro neanche più, perché purtroppo se si ha a casa la roba si mangia, è meglio non avere niente, che così se non hai niente non mangi niente. E niente, sta pesata, qua è andata così, ma non sono proprio per niente contenta, no, ma proprio per niente. Sono proprio delusa. Che peccato. Vabbè, è andata così. Vediamo tra 2 settimane, speriamo che tra 2 settimane vada meglio. Sì, lo so ragazzi che voi sotto mi scriverete, ma guarda che sono 2 chili, meglio perderli che recuperarli, lo so, però sapete quando avete altre aspettative che vi fate su già dentro di voi, ma 3-4 chili li ho persi, quella dopo invece vi pesate, sono 2 così. Anche perché avessi sgarrato tanto, dico cavolo, ho sgarrato, però porca miseria. Cioè, in tutte queste 2 settimane e mezza qua, cioè, ho mangiato mezza pizza una volta e una pizza ieri. E basta, cioè, ho sempre mangiato giusto. Se è vero che si ingrassa 1 chilo il giorno dopo mangiando la pizza, sarebbero stati 3 chili, però la bilancia questo pesa, perciò io mi devo basare su quello che dice la bilancia, non è che posso dire, ecco. Vabbè ragazzi, mi lascio un po' con l'amaro in bocca questa pesata di questa volta. Mi lascio un po' con l'amarognolo in bocca, non sono contenta.
Poi il tempo fa pure cagare, piove, brutto, mamma mia che brutto tempo che è. Già mi rovina tutta la giornata, perché già comincia male la giornata così. Già comincia male la giornata, non sono felice. Vabbè, pazienza, mo vado a fare colazione perché devo ancora addirittura bere niente. No? Mi sono alzata, andata in bagno e basta. Perché ho detto devo fare il video che mi peso, non vedevo l'ora di pesarmi, e invece, vabbè ragazzi, dai, con l'amaro in bocca vi do appuntamento per la pesa, sembra la pesa pubblica delle muche, per il peso, il controllo del peso, ci diamo appuntamento tra 2 settimane. Scrivetemi sotto nei commenti cosa ne pensate, vi mando un bacio. Iscrivetevi se non siete iscritti, abbonatevi, fate quello che volete, ma oggi sono triste, non sono contenta. Ciao ragazzi.